ma apparteneva al gruppo Samuelson, no? Quelli che avevano previsto 34 delle ultime 6 recessioni. Vedete, questa è una famosa battuta di Samuelson. I numeri non sono giusti, ma parlava di uno, Minsky, e disse: no, no, un bravissimo economista, anzi è un super previsore. Lui ha previsto circa 34 delle ultime 7 recessioni. La crescita di anno in anno, di semestre in semestre, di quadrimestre in quadrimestre, dipende anche dall'unità temporale che scegli, no? Dell'attività economica non è costante, oscilla. Dove oscillano vuol dire che fa come la funzione seno-coseno, che oscilla regolarmente, va come un processo stocastico che non riesci neanche a capire bene di che tipo di processo stocastico sia, perché non è stazionario ovviamente, perché il PIL continua a crescere, non ha di per sé un altro ciclo. Quindi i cicli li vediamo di per sé, è il puro fatto che in tutti i paesi che conosciamo, salvo quelli del socialismo realizzato, dove i tassi di crescita li decidevano al tavolino e anche se non si realizzavano, loro dicevano che si erano realizzati lo stesso. E i dati albanesi davano sempre il 2%, il 3%, perché quello era scritto nel piano. In Albania non c'erano i cicli economici, non c'era neanche la crescita, se è per quello. C'erano dei numeri inventati dal partito. I cicli hanno le cause più svariate, alcune più frequenti. Quando nel 2007-2008 è cominciata questa storia della real estate bubble, bla bla bla, i junk bonds, gli economisti non hanno capito niente, ha reagito come ogni serio economista accademico di quegli anni che si era interessato al problema, ha detto blocca tutto. Gli economisti di Wall Street non l'avevano previsto, quelli del governo forse non l'avevano previsto, non l'avevano detto. Fra di noi, decine di noi, e lui ha tirato fuori gli articoli suoi, avevamo detto che avevate tenuto i tassi troppo bassi, che c'era la bolla, che questa roba era un casino, che c'era un'espansione del credito all'edilizia troppo grande, che c'era chiaramente una real estate bubble, e questo aveva provocato un casino. Dopodiché, volevate da noi la previsione che sarebbe crollata Lehman? È un'assurdità, perché, ed è un buon esempio, infatti, del socialismo che non funziona. Per prevedere che crollava Lehman e non Lehman, bisognava avere conoscenza diretta, interna, non solo di tutti i conti, di tutte le attività di tutti i banchieri di Lehman, ma anche di tutti gli altri e di come avrebbero reagito al fatto che Lehman, in un certo momento, nell'estate del 2008, ha cominciato ad andare disperatamente corto di liquidità e gli altri gli hanno detto: ma vaffanculo, muori. Ok? Quindi ovviamente non è che puoi prevedere che muore, però che ci fosse una situazione, lo si era detto, e lo si era detto soprattutto con grande enfasi, questo lo posso dire, sono passati tanti anni, con enorme enfasi, anche con proprio con baruffe vere, altre che quelle con Burioni, con baruffe vere, serie, di persone serie, all'interno del mondo della Riserva federale, specialmente al mondo della Riserva federale di Minneapolis, dove da anni cercavano di spiegare, prima a Greenspan, poi a Bernanke, la posizione che si è presa è una posizione assolutamente rischiosa, non va fatto. I tassi non vanno tenuti così bassi e poi quando li alzarono di colpo, dicemmo l'opposto. Adesso li state alzando troppo di fretta, verrà giù un casino. E infatti verrà giù un casino. Di nuovo, non è che nessuno di noi, da Ed Prescott a me, a Pacchio, cioè, avessimo il numeretto e sapevamo, guardate che giorno X di settembre succederà questo. Perché questo no, che non sei in grado di farlo, non sei Dio, però capisci che c'è una situazione di forte disequilibrio.